Mi raccomando, concentrati. Tranquillo, sono in gran forma, oggi gli faccio almeno tre pere e gli faccio piangere tutti. Oh, soprattutto coperti all'inizio, vecchio, la loro mezzana è uno stantuffo. Tranquillo, gli faccio passare io la voglia di correre. Piuttosto devi tornare anche tu oggi. Tre pere gli faccio oggi, me lo sento. Allora, state a sentire, da lui a me, da me a te, scatto, lancio lungo, se ti senti così in forma una pera gliela fai anche subito. Sì, basta che non fai come al solito, che io scatto, tu lanci e la palla va dall'altra parte. Quando non se la fa rubare subito, tranquilli, cazzo. Tranquilli che oggi arriva, allora, da lui a me, scatto, lancio lungo, tiro, rete 1-0 per noi. No, aspetta, riepilogo. Che cosa c'è? Dunque, da me a lui, da lui a te, tiro, lancio lungo, gol, 1-0. Per noi. Ah, per noi, cazzo, sì. Sopraggiunse un interprete. Ci fu una lunga discussione fra l'arbitro e il capitano. Lo stadio era ammutolito. Il Brasile vinceva 1-0, ma per la prima volta i giovani uruguaiani capirono che l'avversario era vulnerabile. Quando il pallone tornò in campo, sapevano che il gigante aveva paura. Fu un finimondo. Gli uruguaiani attaccavano senza timore un avversario superiore ma sconcertato. Obdulio dirigeva gridando dal centro del campo, impartendo ordini ai suoi. Sembrava che il pallone gli appartenesse.